Giuseppe, per creare queste, che creano sempre queste occasioni di confronto culturale, anche nell'ambito di manifestazioni che sono tipiche della cultura appunto fiorentina, come i fiori e il giardinaggio. Abbiamo voluto collegare, l'Associazione Amici di Santo Spirito ha voluto collegare questa giornata con un intervento del professor Cipriani, collegarlo alla storia di Firenze. Sappiamo tutti che i Medici sono stati per tanto tempo protettori delle arti, degli artisti, però c'è un aspetto dei Medici, soprattutto nel periodo granducale, quando sono stati protettori non solo degli artisti, ma soprattutto degli scienziati e della cultura medica, la cultura biologica che stava emergendo proprio in quel periodo. Per cui, ecco, questo è un aspetto della tendenza dei Medici a essere sempre a passo con i loro tempi, anzi a annunciarli quasi. Per cui in questo contesto è interessante questa conferenza, e io ringrazio i numerosi partecipanti, perché ci mette a contatto con una realtà non molto nota della dinastia medicina. Per cui ringrazio il professor Cipriani, che è un amico degli agostiniani, un amico della comunità di Santo Spirito, ha partecipato a numerose conferenze su vari temi. L'ultima conferenza si è tenuta proprio in Basilica sul tema dello Santo Spirito e dello Spirito Santo, e ora introduco il professor Cipriani che ci parlerà di Cosimo III e la sua passione per la botanica. Ma grazie veramente per questa presentazione, questa bella mostra di fiori, piante, ortaggi, richiama realmente la figura di Cosimo III dei Medici. Cosimo III era nato qui a Firenze nel 1642, era il principe ereditario e la sua vicinanza al mondo dei fiori è in parte legata a un travaglio, il travaglio dei rapporti con la moglie Margherita Luisa d'Orléans. Nel 1661, infatti, avvenne questo fastosissimo matrimonio che vide Palazzo Pitti come grande protagonista. La principessa francese rappresentava una importantissima pedina politica, essendo cugina di Luigi XIV, il re Sole. Inizialmente le grandi feste fecero superare una naturale ritrosia della principessa, che non aveva gradito queste nozze. Ma a breve distanza i dissapori, i litigi esplosero in modo clamoroso, soprattutto perché Palazzo Pitti, paragonato al Louvre, appariva qualcosa di molto modesto, Firenze paragonata a Parigi ancor più, e di fronte a tanti litigi il padre di Cosimo III, il Granduca Ferdinando II, uomo di grande esperienza, dette al figlio un consiglio: partire. Doveva governare la Toscana, era bene avere una esperienza di tutta l'Europa. Lo consigliò quindi di intraprendere un lungo viaggio, solo, lasciando la moglie a Firenze. Cosimo III non se lo fece dire due volte, programmò un bellissimo viaggio, e questo viaggio vide come meta l'Austria, la Germania, l'Olanda. Se noi immaginiamo dunque un viaggio in carrozza, i tempi dilatati, un viaggio piacevolissimo, lunghissimo.
rimase affascinato in Olanda, Osimo, da una coltivazione straordinaria. Gli olandesi avevano intuito l'importanza di un fiore che si era diffuso in Turchia, che si prestava magnificamente ai trasporti, perché questo fiore aveva dei bulbi che potevano essere facilmente trasportati, non si rovinavano, non temevano differenze di temperatura. Voi tutti avete compreso che questo fiore è il tulipano. E rimase Cosimo III nel vedere questi tulipani fioriti, con questi petali colorati, bellissimi, e soprattutto nelle due varietà principali, a petalo liscio o a petalo sfrangiato, questi bellissimi tulipani pappagallo, che hanno dei petali che sembrano delle piume che si piegano. Naturalmente non esitò, li comprò in gran numero, anche se i tulipani nel Seicento erano costosissimi. Solo pochi acquirenti potevano permettersi tulipani in giardino. Con questi bulbi di tulipano, felice di questo bellissimo viaggio, Cosimo III tornò a Firenze e trovò una sorpresa non meno degna di un fiore delicato e raffinato. La moglie, Margherita Luisa d'Orléans, lo accolse con gioia infinita, pace suprema. Dopo pochi mesi era incinta. Ecco un risultato. Si attese il nono mese un figlio maschio, Ferdinando, l'erede al trono. Ferdinando II, la moglie Vittoria della Rovere, tirarono un sospiro di sollievo. Si era ottenuto un risultato clamoroso. Dopo alcuni mesi ripresero i litigi, ripresero le questioni. Ferdinando chiamò di nuovo il figlio e gli disse: l'Europa è grande, parte. E Cosimo III ripartì. Questa volta il viaggio fu interminato. Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, in carrozza. Voi potete immaginare mesi, ovunque accolto in modo straordinario. In Spagna Cosimo III ebbe incontri straordinari. Punto di vista soprattutto naturalistico, botanico, la Spagna aveva importato e fatto riprodurre un numero impressionante di piante del Nuovo Mondo. Alcune erano ben note a Cosimo perché il suo antenato Francesco aveva fatto arrivare, per esempio, agavi, che erano allora ritenute interessanti sotto il profilo terapeutico per queste foglie carnose, ricche di umidità, che sembravano, anche se erroneamente, disinfettanti. Altre piante erano lì, in Spagna, varietà incredibili di piante grasse che erano diffuse in Messico e che erano state portate con questi fiori incredibili, straordinari, e Cosimo rimase affascinato da questo mondo botanico che la Spagna offriva. Arrivò poi in Portogallo, dove trovò varietà interessantissime di legni
che venivano dal Brasile, il legno Brasil, che ha dato nome poi a tutto il territorio, era un legno particolarmente pregiato, interessante. E Cosimo seguì tutto quello che era più curioso, più singolare in queste località. L'incontro più clamoroso lo ebbe in Francia. Chi c'era? Il Re Sole. La moglie era cugina del Re Sole. Come aveva dipinto Cosimo III a Luigi XIV, Margherita Luisa d'Orléans? Come un mostro. Diceva del marito: siete un fior di rusa, Dio non vi vuole, il diavolo vi rifiuta. Una realtà, come potete comprendere, sconcertante. Luigi XIV era curiosissimo di vedere questo mostro. Com'era Cosimo III? Trovò un principe brillante, elegante, che parlava perfettamente francese, che era curiosissimo di tutto, che aveva visitato il giardino botanico regale, interessandosi di tutte le piante. Luigi XIV rimase senza parole. Come poteva la cugina rifiutare un uomo di quella qualità? Si intesero perfettamente. Bellissimo fu poi il passaggio all'Inghilterra. L'Inghilterra era affascinante per i traffici, i commerci internazionali, e l'Inghilterra possedeva tesori naturalistici non indifferenti, giardini botanici splendidi, raccolte singolari. Cosimo III aveva già apprezzato enormemente le conchiglie dei mari orientali, aveva comprato in Olanda una collezione di conchiglie dei mari orientali e trovò anche in Inghilterra conchiglie straordinarie. Addirittura Cosimo III fece un dono di conchiglie a una delle più celebri famiglie fiorentine, la famiglia Corsini, e nel palazzo Corsini di via del Parione i Corsini realizzarono una grotta interessantissima, ancora oggi esistente, la cosiddetta grotta del Marcellini, dal nome di chi ha realizzato questo bellissimo manufatto, tutta adorna di conchiglie con una bellissima madreperla donate da Cosimo III. Quindi Cosimo III viveva il mondo naturalistico non solo per quello che lui stesso poteva trarre, ma anche come spunto per doni incredibili, come questo dono di conchiglie alla famiglia Corsini. Ma il mondo naturalistico entra ancora più direttamente negli interessi di Cosimo III alla fine del Seicento, Cosimo III fece ritorno da questo bellissimo viaggio Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, e ancora una volta lo accolse un miracolo. La moglie lo accolse a braccia aperte, dopo pochi mesi era incinta. Nacque Anna Maria Luisa, l'elettrice palatina. Ripresero poi i litigi, le questioni infinite. Rimase incinta un'altra volta, nacque l'ultimo figlio, Gian Gastone. Dopodiché i rapporti divennero tesissimi fra Cosimo III, ormai salito sul trono nel 1600,
69 e la moglie Margherita Luisa d'Orleans. Cosimo, disperato per la situazione, si rivolse alla figura più celebre che era in un certo modo a lui vicina, quasi per una lontana parentela sia pure acquisita, Luigi XIV. Luigi XIV prese in mano la situazione, scrisse una lettera minacciosa alla cugina Margherita Luisa, ponendole un ultimatum: o granduchessa a Firenze o a Parigi in convento. Lei non esitò, a Parigi in convento. Lasciò marito e figli e entrò in un convento di Montmartre. Dopo pochi mesi, Luigi XIV ricevette una curiosa richiesta dalla superiora del convento di Montmartre. La ricevette, la superiora pregò il re di far uscire Margherita Luisa d'Orléans dal convento perché aveva creato una situazione insostenibile. Non c'era più pace, più serenità, più preghiere. Luigi XIV a questo punto fece entrare Margherita Luisa d'Orléans a corte e lì visse serenamente fino alla fine dei suoi giorni. Ma dicevo, Cosimo III, ormai rimasto solo, si avvicinò sempre più al mondo della natura, anche dal punto di vista personale. Era rimasto solo con i suoi tre figli. La moglie aveva preferito il convento al marito. Voi potete solo immaginare i pettegolezzi, la fama di Cosimo III, una moglie che preferisce il convento al marito. Cosimo III dunque cadde in depressione. Come fare a reagire? Pensò di prendere un amante, ma questo sarebbe stato ancora più grave, era un uomo devoto, sarebbe stato ancora più disdicevole. Scartò questa ipotesi. Cosa rimaneva per consolarsi? La cosa più semplice, immediata: la tavola. Aveva possibilità infinite, vini squisiti, pietanze succulente. Cominciò a mangiare, a mangiare, a mangiare. Ma naturalmente questa dieta scomposta ebbe degli effetti disastrosi sul suo fisico. Cominciò a ingrassare, a ingrassare. Lo fermò il suo medico curante, bravissimo Francesco Redi. Gli disse che poteva mangiare quantità illimitate. Già questa parola lo attrasse enormemente. Quantità illimitate, ma solo di verdume. Cosimo III divenne un esperto incredibile di rape, spinaci, fagioli, di tutte le verdure che venivano coltivate. Ne mangiava grandi quantità. Cosimo III divenne vegetariano, dimagrì e, unico nella sua famiglia, superò gli 80 anni. Suo fratello, il cardinale Francesco Maria, aveva avuto la stessa passione per i cibi,
anche lui era ingrassato enormemente. Redi intervenne anche nei confronti del cardinale Francesco Maria, ma Francesco Maria dette a Redi una risposta lapidaria. Ed essendo un principe della Chiesa, non poteva essere contraddetto. Preferisco morire mangiando che vivere digiunando. E morì mangiando. Dunque, Cosimo III, grande esperto di ogni varietà di verdure, ma il giardino di Popoli produceva ogni cosa, ma aveva anche una varietà infinita di fiori, erbe, piante aromatiche. E Cosimo III incaricò un bravissimo pittore di Settignano, Bartolommeo Bimbi, di raffigurare i fiori più rari, di raffigurare i frutti più pregiati, di raffigurare, per esempio, per fini didattici, tutta la varietà delle uve, tutta la varietà dei frutti. E oggi questi bellissimi dipinti di Bimbi, accuratissimi nella esecuzione, sono una testimonianza straordinaria proprio per l'attenzione di Cosimo III al mondo delle piante, al mondo della natura, ma anche corrispondentemente per l'attenzione al mondo dell'agricoltura. Ma Cosimo III aveva anche profondi interessi internazionali. Aveva compiuto questi splendidi viaggi, era attento alla realtà europea e non mancava di interesse per un mondo vicino, anche se tradizionalmente nemico, il mondo islamico, il mondo musulmano. E curiosamente, nel 1683, Cosimo III ricevette una singolarissima richiesta da parte del sultano di Costantinopoli. Suo genero, Musaib Pascià, era caduto da cavallo e non riusciva a rimettersi. Chiese il sultano di Costantinopoli l'intervento del medico allora più noto, la cui fama era arrivata anche nel mondo musulmano, Francesco Redi. Cosimo III parlò a Redi. Redi non voleva andare a Costantinopoli, viaggio lunghissimo, pericoloso. Aveva però Redi un giovane allievo molto bravo, molto promettente, che si era laureato a Pisa in medicina sotto la sua direzione. Si chiamava Michelangelo Tilli. Ed era Michelangelo Tilli originario di Castel Fiorentino. Tilli andò a Costantinopoli. Cosimo III gli raccomandò di curare con la massima cura il genero del sultano, ma visto che era a Costantinopoli, visto che poteva girare nell'impero ottomano, chiese a Tilli di dargli delle informazioni riservate. Michelangelo Tilli doveva essere non solo medico, ma anche una spia. Doveva riferire della politica del sultano, doveva riferire dei movimenti delle truppe. Ma come farlo con sicurezza? Attraverso una sorta di consulto con Redi, perché Tilli scriveva
periodicamente lettere a Redi, informandolo delle condizioni del genero del sultano, delle terapie adottate, e nelle frasi inseriva parole precise. Il sultano si sta spostando verso il Mar Nero, ci sono problemi ai confini, la flotta viene armata di nuovo. E così Cosimo riusciva ad avere un quadro della situazione. Tilly fu eccezionale. Attraverso comate che vennero portate fino a Costantinopoli e via via spedite, che venivano realizzate nella spezieria granducale a Boboli, riuscì a guarire dai dolori di cui soffriva il genero del sultano. Una festa incredibile. La fama di Tilly raggiunse le stelle. Il sultano lo congedò a malincuore, colmandolo di doni. Tilly tornò a Firenze e Cosimo III lo ricompensò in modo adeguato. Cattedra di botanica all'Università di Pisa, direzione dell'orto botanico di Pisa. Lì in Turchia, il mondo musulmano, qual era la bevanda tradizionale? Comune, il caffè. E Cosimo III era curiosissimo della pianta del caffè. Tilly aveva portato piante di caffè e queste piante di caffè furono coltivate accuratamente nell'orto botanico di Pisa. Tilly era in contatto con i Commelin, che avevano studiato in Olanda serre e stufe per creare le condizioni perché piante abituate a climi diversi potessero svilupparsi adeguatamente. E Tilly, per la gioia di Cosimo III, fece fiorire a Pisa una pianta di caffè, e questo riempì il Granduca di gioia, cioè addirittura una pianta di caffè a Pisa che fioriva. Si ammalò il Bey di Tunisi. Chi chiese il Bey di Tunisi? Michelangelo Tilly. E Tilly ripartì. Ormai Tilly era diventato famosissimo nel mondo musulmano. Andò a Tunisi, guarì il Bey di Tunisi e chiese al Bey di Tunisi un dono per Cosimo III. Una raccolta di tutte le piante più rare, più singolari della Tunisia, e le portò e le fece sviluppare a Pisa. L'orto botanico di Pisa divenne, grazie a Tilly, uno degli orti botanici più famosi, più ricchi. Si stabilì anche un rapporto di grande amicizia, di grande cordialità fra Tilly e il massimo botanico di tutti i tempi, Carlo Linneo di Uppsala, in Svezia. Linneo ha battezzato una pianta in onore di Tilly, la Tillea, e Tilly ha realizzato un'opera bellissima, il catalogo di tutte le piante dell'orto botanico di Pisa, che allora era un orto fornitissimo, e naturalmente questo catalogo a chi è stato dedicato? A Cosimo III dei Medici. Quindi vedete come Cosimo III sia legato
eccezionalmente a questo mondo. Ma Cosimo III non smette di stupire. Ma Cosimo III era un uomo molto devoto. In particolare c'erano dei santi a lui particolarmente cari. Uno dei santi a lui più cari era San Giuseppe. Ma San Giuseppe cosa? Una mazza. E questa mazza è una mazza che fiorisce. La mazza di San Giuseppe. E cos'è? L'oleandro. Ecco che gli oleandri si diffondono ovunque in Toscana, perché è il culto di San Giuseppe voluto da Cosimo III e la pianta legata a San Giuseppe. Ma aveva Cosimo III anche un altro santo a lui carissimo, un santo della Compagnia di Gesù, Francesco Saverio, l'apostolo delle Indie. Francesco Saverio, missionario incredibile, era andato in India, era andato in Cina per convertire, aveva tentato senza riuscirci di andare in Giappone, e Francesco Saverio era morto ed era stato sepolto in India, a Goa, una colonia portoghese in India. E a Goa i gesuiti avevano realizzato una grande chiesa, la chiesa del Gesù, e lì era sepolto Francesco Saverio. Cosimo III si informò. Francesco Saverio, nella chiesa del buon Gesù a Goa, aveva una tomba misera, indegna di un uomo come lui. Ordinò dunque a Foggini, qui a Firenze, una tomba di marmo e bronzo in onore di Francesco Saverio, e fece spedire dal porto di Livorno nel 1696 questa tomba, destinazione Goa, in India, pensate. Questa nave che partì da Livorno con questa tomba di Foggini di marmo e bronzo costeggiò la Francia, la Spagna, superò Gibilterra, costeggiò tutta la costa africana fino al Sudafrica, risalì dal Sudafrica, andò in India, 2 anni di viaggio. Oggi, se noi andiamo a Goa, in India, cosa troviamo nella chiesa del Gesù? Una tomba del barocco fiorentino, una sorpresa inimmaginabile, voluta da Cosimo III. Ma Cosimo III era ben informato di tutto. Cosa c'era a Goa? Una varietà particolare di aloe, l'aloe di Goa. Allora, questi tecnici e funzionari incaricati di trasportare la tomba, di rimontarla a Goa, quale compito ebbero? Prendere varie piante di aloe di Goa, metterle nella nave, curarle, fare altri 2 anni di viaggio, portarle a Livorno e poi a Pisa, nell'orto botanico, dove si trovava anche l'aloe di Goa. Voi vedete dunque che questo personaggio è un personaggio incredibile,
Ma voi capite che questo interesse botanico, questa attenzione alle piante, alle realtà naturali, c'era anche un altro aspetto interessantissimo, il prestigio. Il prestigio dei medici, il prestigio della Toscana. Una tomba a Goa, che significa anche una tecnologia incredibile, la sfida nei confronti del mondo naturale, un viaggio interminabile, difficilissimo, per affrontare tempeste, difficoltà di ogni genere, per ottenere questo primato. Un monumento del barocco fiorentino in India, legato a Cosimo III. Quindi il mondo delle piante, il mondo dei fiori, parla di questo grande prestigio mediceo, parla a noi di questa realtà straordinaria. Michelangelo Tilli ebbe una vita lunga, molto lunga, e superò Cosimo III, e da chi fu protetto, da chi fu sostenuto? Da Gian Gastone, l'altro grande. Anche lui interessato all'orto botanico di Pisa, che cercò il più possibile di valorizzare quello che era stato realizzato. Tutte queste erbe, queste piante che arrivavano dai luoghi più lontani dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa, come avete compreso, avevano poi non solo un riflesso nelle conoscenze botaniche, ma anche un riflesso importantissimo dal punto di vista farmacologico. Molte di queste piante, sia pure erroneamente spesso, venivano ritenute piante medicinali, comunque erano considerate oggetto di studio, di ricerca, e quindi i medici, Cosimo III in particolare, attraverso queste acquisizioni, attraverso questa conoscenza del mondo naturale, cercava di portare avanti anche un altro elemento di grande prestigio, la farmacopea toscana come elemento determinante per la cura di tante patologie. E il successo che aveva avuto a Costantinopoli, il successo che aveva avuto in Tunisia, erano espliciti. La fama di Re, la fama di Tilli, erano straordinarie, e proprio questo mondo, il mondo legato a Cosimo III, ebbe un riflesso grande in quella che fu la rivoluzione scientifica che avrebbe avuto la propria consacrazione nel pieno Settecento. In fondo la dinastia lorenese che subentra alla dinastia medicea non fa che riprendere le linee di un cammino che era già stato iniziato, ed è poi lo sperimentalismo galileiano, il metodo scientifico che viene applicato. Quindi l'immagine che tradizionalmente viene delineata di Cosimo III come un uomo bigotto, solo dedito alle preghiere, è un'immagine falsa. Era un uomo invece ricco di curiosità, di interessi, che anche attraverso il mondo naturalistico cercava di portare avanti l'immagine di una Toscana aperta sul mondo, ma soprattutto piena di interessi e di potenzialità per lo sviluppo della botanica nei settori più disparati, ma soprattutto in quello farmaceutico. La sua testimonianza di vegetariano incoraggiava poi ancor più verso questa pratica, che allora veniva definita vitto pitagorico, perché secondo un'antica tradizione Pitagora, massimo pensatore scientifico, sarebbe stato vegetariano. Quindi anche questo era un altro elemento aggiuntivo.
ci restano ancora oggi le splendide testimonianze dell'orto botanico di Pisa, anche di questo di Firenze, ma soprattutto ci restano gli splendidi dipinti di bimbi che raffigurano uve, frutti incredibili. A proposito delle uve, noi non possiamo non ricordare l'ultimo grande capolavoro di Cosimo III. Cosimo III amava tutti i frutti della natura, ma da buon toscano non dimenticò mai il vino. Il vino per Cosimo III era il migliore degli ambasciatori, soprattutto perché Cosimo III amava fare omaggio a principi diplomatici di vini toscani prelibati. Cosimo III aveva incaricato proprio Redi, il suo medico, di fare la celebrazione del vino toscano. Ecco nascere uno dei poemi più divertenti, Bacco in Toscana. Redi immaginò il viaggio di Bacco in Toscana per assaggiare tutti i vini e decidere quale fosse il vino migliore. Scelse il vino di Montepulciano. Ma Redi colse l'occasione per attaccare bevande che erano allora di gran moda, anche proprio negli anni di Cosimo III, che invece erano di gran lunga inferiori. E ce lo dice Redi nel suo Bacco in Toscana: non fia già che il cioccolato vado prassio vero il tè, medicine così fatte non saranno già mai per me, beverei prima il veleno che un bicchier che fosse pieno dell'amaro e rio caffè, o là fra gli arabi e fra i giannizzeri gli schiavi ingollino liquor si torpido. Vedete dunque che sì, Cosimo III aveva fatto fiorire la pianta di caffè, però il caffè era bene tenerlo lontano, meglio il vino. E Cosimo III prese una decisione clamorosa nel 1716. Individuò 4 zone d'eccellenza in Toscana, 4 zone in cui si producevano vini di grande qualità: Carmignano, Chianti, Pomino, e individuò poi una zona che oggi comincia un po' più a essere valorizzata, ma che prima era più valorizzata, il Valdarno Superiore, i vini dell'area di Montevarchi, per intendersi. Ecco queste 4 zone: Carmignano, Chianti, Pomino, Valdarno Superiore. E nel 1716 Cosimo III emanò un bando apposito. Queste 4 zone producevano vini con denominazione di origine. Cioè la prima denominazione di origine dei vini nel mondo è toscana, opera di Cosimo III, 1716, un primato incredibile, un primato assoluto. E tutto questo era fatto per la tutela del consumatore e la garanzia delle esportazioni. Pensate alla lungimiranza di quest'uomo per la celebrazione della Toscana e dei prodotti toscani. E Bimbi ha realizzato un quadro straordinario con tutte le varietà di uve, in modo da avere
la chiara percezione delle qualità che potevano essere più adatte per il vino o la tavola secondo le necessità. Dunque questo mondo mediceo non finisce mai di stupire, non finisce mai di darci occasione di celebrare questa dinastia, ma anche la nostra Toscana e questa bella mostra che è al di là di questa parete, di queste finestre, ci offre ancora una testimonianza della ricchezza e della varietà di tanti frutti, di tanti fiori, che avrebbe fatto felice sicuramente anche il nostro Cosimo III. Grazie a voi.